Ed eccoci nuovamente online per l'ultimo incontro della tavola esagonale di oggi con specie novità, presentazioni di libri, quindi se non erano già ricchi gli incontri di prima, lo saranno ancora di più con quest'ultimo incontro. Per cui non anticipo nulla, non anticipo nome, ma lascio a Marisa ed Andrea come moderatori la direzione del tutto. Noi ci rivedremo domani e nei prossimi incontri, domani sarò anche relatrice, e nei prossimi incontri per la regia di tutto il resto delle tavole esagonali che per a settembre vi accompagnerà. Ok, Buona presentazione a tutti. grazie. Allora, prima di iniziare la carrellata di presentazione dei libri, abbiamo il piacere di avere ospite qua con noi Michel Lebury del progetto Gaming Lab di Asmodee, che diciamo ha finanziato e appoggiato questa tavola esagonale. Ovviamente era disponibile anche a un supporto qualora ci fosse stata un'edizione fisica, ma siamo passati a un'edizione online, brevemente, ma poi Misha vi presenterà, ne parlerà nella sua presentazione. Il progetto Gaming Lab è un interessantissimo progetto di supporto alla ricerca sul mondo che riguarda il gioco, finanziato da Asmodee, che è uno, diciamo, dei più grandi editori di giochi da tavolo e non solo che abbiamo in Europa e al mondo. E quindi è sicuramente interessante che diciamo, per tutto il mondo della ricerca che si è riunito intorno a questa tavola sul gioco, è sicuramente interessante che uno dei massimi espositori del mondo del gioco decida di investire creando una vera e propria branca dedicata alla ricerca sul gioco. So now I'm happy to introduce you to Michel Lebury from Asmodee, is Asmodee Research Manager and is in charge of the Gaming Lab project. The Gaming Lab project we are really happy because he's helping us in promoting, organizing this conference. We hope the next year to be able to organize a very full international conference with attending and researchers from all around the world. So now I give the charge to Michel. Thanks a lot, Andrea. Hi, everyone. Thank you for the opportunity to present my work today to you, even if I'm not speaking Italian, but it will be in English. I think now you will be able to see my screen. So just in full screen. Okay. So, as Andrea told you, I'm Michael Lebury from Asmodee. I'm the Asmodee Research and Gaming Lab Manager. And just to introduce a bit myself, everyone in the industry call me Misha. I'm 33 years old. Before working for Asmodee, I've made a PhD in neuroscience. And by passion, I wanted to work in the board game industry. So I began project manager in Asmodee 4 years ago now, and I've developed this idea of Asmodee Research and Gaming Lab 2 years ago. So this is the purpose of my presentation today. So just to give you a small overview of Asmodee, maybe you are aware of it, but just to make a very short sum up of what is Asmodee today. Asmodee is a publisher and a distributor in the gaming industry. We have major IPs such as Catan, Double, Ticket to Ride, Pandemic, and others. These IPs are developed by our studios like Zygomatic, Fantasy Flight Games, or Space Cowboys, and so on. And we have a big networks of local offices all over the world to distribute that game, and also in Italy. And this idea of Asmodee is to develop this IP, this game, into board games, of course, board games, card game minis, and also on digital aspects. And now in other medias like escape game, like novels, comics, sitcom, etc., to give to this community of players a very deep experience all over the world. And today, Asmodee is clearly one of the leader of the industry, and we have like a big involvement into this industry, and that's how I've created this idea of Asmodee Research and Gaming Lab. Because Asmodee is a benevolent leader, and Asmodee wants to promote the gaming industry and to understand our activities and our impact. So I had this idea to develop an innovative and international program
to develop the valorization of the societal values of the game. It could be the research, it could be educational aspect, it could be the health, but going beyond the entertainment aspects of board games. So it's a wide project behind Asmodee Research. The first project I've undertaken is Gaming Lab. So Gaming Lab is a supporting research project. It's the first one I've undertaken with the partnership of the Innovation Factory. It's a cluster of innovation in Paris, and we are working together on Gaming Lab. The first thing we have made is to establish a scientific committee to guarantee the ethic, the quality, and the neutrality of the project selection and the project lead, the scientific lead for the project. And our two goals are very straightforward. The first one is to support financially a different kind of research all over the world and in France. And the second goal is to animate our community. It's a community mixed between research people from university or laboratories and people from the gaming industry or people passionate by our topics. So how do we do that? First, we support different kind of project and we are working with Call for Project. The first one, it's an international one for short-term projects everywhere, every year. We will select like up to 5 projects each year for a 1 year project. The grant could be up to 15K euros. And we have already made 2 official Call for Project in 2019 and in 2020. I will describe the selected project just afterwards. And the next Call for Project will be open next January, and the end of the submission will be made around April. After that, the selection will be made by the committee around May, June, and the next project could be begin next September, to give you an idea. On the other hand, we have Call for Project for PhD projects. It could be only in French for the moment because we are working with CIFRE grants. It's a grant where we have a cashback from the state, so it's mainly French collaboration for the application in this case. We have selected our first PhDs this year, and the next Call for Project could be open next November. And the idea is to have 1 or 2 CIF grants each year with the 2 industry partner of Game Lab, Asmodee, or the Innovation Factory. So to going deeper in the selected projects, in 2019, we have selected 3 projects, a different project for 3 different countries. The first one was the French one. Philippe Robert from the Nice University has studied how board games can help Alzheimer patients in different kind of environment. Then Melissa Rogerson from Australia, she's studying the digital part of hybrid board games, and she's trying to make like the mapping of the hybrid board games, how players and publisher have their vision of the hybrid board games. And finally, we are working with a Canadian researcher, Annick Beltier, where she's studying the metacognition regulation into children with board games into elementary school in Canada. So at this time, we were very proud of the first election and the diversity of the topics and the diversity also of the country they are coming from. And this year, it's totally the same. I mean, we are very proud of the 5 new wave of project selected, very various in terms of topics and in terms of country. The first one was a US project from Rebecca Bayek. Their topics is understanding how a traditional African board game can develop social cohesion in Africa, in Cameroon specifically. Then we will work with Liam Kurs from UK.
you will study how board games can help to bring fun into autistic spectrum. Then in Brazil, Ayala Londa will study how different kind of board games can develop social skills. In France, we will have another project to study how board games can be hijacked for educational purposes. And then in Spain, we will study the influence of board games into executive function from children in risk of social exclusion. So all these new projects have been selected. Right now, we are in the finalization of the convention to begin their work. And I think these five new projects should be able to start between October or January, depending of the COVID situation, of course, in these different countries. So as I may present it to you, we have a very diverse selection of projects, and we are very happy to have, and we are hungry to have the result and to create interaction between this community of researchers. On the other hand, we have our first PhD project. Lea Martinez should start next December, this project. She will study the impact of board games on the development of cognitive function, excuse me, in teenage and young adults. She will do her PhD in a laboratory from Poitiers in France. And as this trip is specific, she will work like 4 days for the laboratory and 1 day for Asmodee research. So maybe we'll see her like writing some articles or being in interaction with some kind of researchers to create this researchers community. So that's it for the moment for our portfolio regarding this supporting effort for game studies. And as I told you, we have also goals to make some animation for the community. And the first thing we have made is meetups in Paris. Every quarter, we are organizing specific evenings where we are inviting some experts to debate about a specific theme. Each time we are changing the theme, the expert inviting, when we will be able to do that, around 50 attendees were there. And we have here the list of the different kind of topics we have already spoken about. Everything was broadcasted by a podcast named Proxy Jeux. You can find this podcast in French online. And the idea is to find some ambassadors into different countries to create this kind of events as well. Of course, with the COVID, we have some difficulties to organize it. The last one was a digital one, but I'm pretty sure we'll find some solution in the near future to restart this type of event. And I'm also organizing some more bigger events. Where I want to give the opportunity to researchers to speak into main board game event in France, in the US, or in Spain. The idea is to create public conferences where researchers can present their studies to the players and to the people here in the event. I've already made two sessions with the Festival des Jeux de Cannes in February in 2020 and 2019. This summer, it should have been a big event at Gen Con, but it was canceled. So I hope it will be for 2021. And I'm working also with Spiel. Last year, we have participated to the Spiel Educators Day. And this year, we should participate as well on the digital events. So this is my main schedule I want to have. Having an event in Italy could be possible. We are working with Andrea to organize that as well. Could be a participation into UK Game Expo next year also. So this is our event we want to be, and maybe more will come in the future as well.
So I've given you a real sum up of the Gaming Lab activity and just now the next move of the project. So next November, we will have a Gaming Lab Conference Day. It will be our second main event fully dedicated for Gaming Lab. The idea is on the 25th November to have a full day dedicated for all the projects supported by Gaming Lab. Every researchers from these projects will be there by video or in Paris to present their studies. So it should be broadcasted by TrickTrack, and we are working on the program right now. Also, with the beginning of my PhD student, I really want to make an animation on Discord. I've used Discord to work with the US community, and it's very well made to have quick interaction and create game studies exchange into this network. So I would want with her to develop this and to enhance international interaction into the game studies, not specialized for Gaming Lab, but Gaming Lab researcher will be there. And the idea is to make connection between these people working on game studies. And like you asked me, Andrea, Gaming Lab is in the partnership of the Board Game Studies Colloquium for the organization. We should have organized the 2020 edition last spring. Of course, it was canceled. And the next one will be in Paris. So it just postponed. And the 2021 edition will take place in Paris next spring. I can find the date maybe in my agenda after the presentation if you need it. So I think that's it for me. Just to give you a sum up of what I've said is today, Gaming Lab supports 8 international projects, 3 from 2019 and 5 for 2020. And at the end of 2020, we have our first PhD started. And all our events are here to diffuse the knowledge at the national or international level. And of course, with the situation, we are looking for digital solution. And this presentation aims to, of course, presenting you the program, maybe create interaction with your Italian community. And of course, I'm very open for all feedbacks. So thank you for your attention. And I think we have some time for questions. Thank you very much for very interesting presentation. I think that I have a question. I probably know the answer because we are talking about it already, but I think it could be complete your presentation and is which kind of research about the games are really Asmodee Research and Gaming Lab interested? The field of research about games is very, very big. And I know that you are focusing on some topics. Maybe you have seen that with the presentation from the last 2 years. We are very focused on social science, psychology, cognitive aspects. And we have received and financed a lot of projects in this kind of areas. And we don't know yet because we have our meeting with the committee at the end of the year. But maybe for next year, maybe we want to focus on other kind of research. So because we have already support a lot of research in social or psychology. So maybe we want to move on different expertise, specialties. So for the moment, I can give you a specific topics, but in the next call for project, maybe there will be like specific ask for application or specific domain we want to discover. Okay. Second question,
you ask us to help or just you can help us to build up a community of researchers in Italy. Okay, so which will be for you the ideal next steps to build up this community and to connect this community with the Gaming Lab project? For instance, when the Discord channel will be open, I can send you the invitation to bring into the channel, and the idea to spread this invitation into the Italian community, and every Italian researcher will be very welcome to join and being able to discuss with the American networks, with the French networks, with the Gaming Lab networks, and maybe we'll be able to create like synergies, to create like people who want to work together or to share information about events or papers or something like this. So it would be just like a good help about spreading the fact that we want to connect people into Discord, and it would be a first step of the next move. Okay. Thanks a lot for this presentation. It's very interesting, and I believe very important that the research on games and specifically on board games is being bringed on, because there's several interesting points we can research on in non-digital games. I teach how to design board games at Politecnico di Milano, and I know how board games can be very challenging under a design and research perspective. So I'm very happy to see again that you are bringing on the reasonments on that side, and I'm looking forward for the developments of this initiatives you are presenting us. Thank you a lot. Thanks a lot. And thanks again for the opportunity to present the initiative today. And maybe one word could be the fact that there is a lot of data about video games, and I wanted to increase the data on board games, of course. And Gaming Lab for the moment is dedicated on the effect of board games, not on studying game design, but it's how board games can have an impact on players and users. Okay. Do you think that the interest of Asmodee Gaming Lab will be still only on board games? Or do you think that could be in the future also some interest about research in the effect of using role-playing games or LARP games? Because in this, what we have discussed during the conference this year is that with this actual situation is much more easy to play role play games or games that needs some interpretation and not the verbal interaction than usual board games. So in this year there was been a lot of project using role play games to improve competence or something like that. Of course, board games are DNA and the start of the main idea. But for us, with the scientific community of Gaming Lab, it's to take the game at large. I mean, role-playing games, Grandeur Nature, I forgot the name in English, role-playing game in nature, escape game, every kind of game are considered as games. So we have our DNA in board games, but we are considering helping game studies at large. Okay. Thank you very much. Thanks again. Thank you a lot. Have a nice rest of the day, and I will be very happy to follow your summarized idea. Okay, I will ask you to drop me by email your presentation so I can share with the people interested in the next days, because we know that a lot of people are going to look and follow the
this event in the next days or this evening, because we have the registration of all the conferences. I will do that, Andrea. Thanks again. Thank you very much. Have a nice day. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Ok, Maresa, ti lascio le redini di questa seconda parte della sessione pomeridiana, con la presentazione dei vari libri pubblicati in questo periodo riguardo il gioco. Grazie Andrea. Questa seconda parte dell'ultima sessione di oggi della Tavola Esagonale appunto è dedicata alla presentazione di testi che siano stati pubblicati recentemente, perché comunque di testi sul gioco anche in Italia ne stanno venendo presentati. Noi abbiamo fatto una selezione volta a uno sguardo accademico, se volete, uno sguardo legato alla ricerca, proprio perché la Tavola Esagonale in questa sessione di oggi ha una tendenza fortemente orientata verso la ricerca. E abbiamo quindi invitato gli autori, le autrici o alcuni degli autori e autrici, perché alcune di queste opere sono delle raccolte di saggi di diverse persone che sono a volte anche più complesse da gestire che non un testo ad autore o autrice singola. E quindi io chiederei alla nostra regia di mettere un momento in sovrimpressione la copertina, e direi che possiamo partire con il testo pubblicato da Francesca Corrado, che è qui online. Quindi io metterei, come avevamo pensato, la copertina così in sovrimpressione e poi la togliamo. Cedo la parola a Francesca per presentarci il suo testo Il fallimento è rivoluzione. Abbiamo, come dicevamo, 5 o 6 minuti. Grazie Francesca, parti pure. Ricordati di attivare il microfono, per favore, e possiamo, credo, togliere la copertina. Grazie, ciao, grazie Maresa e ciao a tutti. Allora, il libro ha un titolo, diciamo, sicuramente particolare. Parto un po' dal generale per poi arrivare al tema del gioco. È un libro che nasce dalla mia esperienza personale come essere umano, ma anche quella di, diciamo, professionista. E si basa su due vecchi adagi che contengono, secondo me, due verità, cioè che errare umano e sbagliando si impara. E errare umano dice che l'errore esiste, contiene questa verità, cioè che l'errore esiste ed è assolutamente naturale, perché siamo fallibili, quando giochiamo ce ne rendiamo conto, e sbagliare fa parte della natura umana. La seconda, sbagliando si impara, dice che l'errore è un fattore di crescita e di aggiustamento del nostro processo di apprendimento, e proprio anche, soprattutto durante il gioco, questo risulta essere assolutamente chiaro. Si può perdere una partita, ma vincere la successiva imparando, apprendendo dai propri errori o dagli errori anche degli altri giocatori. Il problema qual è? Che errare umano e sbagliando si impara sono due verità che facciamo come individui e come organizzazione molto fatica ad accettare. Appunto, non si spiegherebbe il perché è molto forte, soprattutto in Italia, paese della cultura della colpa, la nostra paura di sbagliare, le nostre anche reazioni di imbarazzo, di frustrazione quando ci accorgiamo di aver sbagliato, di aver perso, di aver commesso un errore, ma anche di accettare gli errori altrui. Ecco, il mio percorso, diciamo, personale a un certo punto si è unito a quello professionale, e una serie di fallimenti mi hanno portato a capire che dovevo o avere la reazione tipica degli esseri umani, quello di reagire negativamente, quindi avere una reazione negativa, o perdere la mia autostima pensando appunto di aver fatto sempre delle scelte sbagliate, o al contrario un po' farmi sull'onda anche dei detti più conosciuti, nella vita come nel gioco si vince o si impara, accettare la sconfitta, alcune sconfitte
sconfitte e trarre un insegnamento dai miei errori, dai miei fallimenti. Ed è per questo appunto che poi è nato questo libro, che in realtà poi segue un'idea che abbiamo portato anche all'interno di Scuola di Fallimento, che è l'idea di una scuola di fallimento. Il libro si compone di 5 lezioni, c'è una parte appunto di teoria in cui si spiega perché l'errore è naturale e noi apprendiamo per prove ed errori, la difficoltà delle donne più degli uomini di accettare gli errori, una terza parte sulla necessità di ragionare anche fuori dagli schemi, una quarta lezione invece sul successo come somma di esperienze fallimentari, quindi si può vincere, tant'è che il payoff poi della scuola di fallimento è o saper dare per vincere, si vince accettando, che nasce grazie anche al contributo di Maresa, questo payoff nasce come una vittoria, come una somma anche di sconfitte. E poi c'è un ultimo capitolo, e qui arriviamo al gioco, in cui cerco di spiegare quali sono le tipologie di errori che si commettono, perché spesso etichettiamo come scelte sbagliate, fallimentari o come errori, quello che in realtà tecnicamente non lo è. Parliamo di bias cognitivi e come riuscire ad apprendere dai propri errori o dagli errori altrui. E i due strumenti che come scuola di fallimento nel libro troverete sono proprio i due strumenti per poter apprendere da questi errori, sono o l'osservazione degli errori altrui o l'osservazione dei propri errori, e lo si può fare grazie al teatro di improvvisazione e al gioco, che sono appunto le due tecniche che vengono un po' spiegate, le due metodologie che vengono spiegate nel libro e che utilizziamo nella scuola di fallimento, perché nel gioco e nell'improvvisazione ci sono, come nella vita, ci sono tantissimi elementi in comune. Nel gioco si vince, si impara, chi perde una partita ha l'opportunità di apprendere come migliorare diciamo la partita successiva. I giochi, come la vita, presentano gradi di difficoltà crescente, e il superamento di ogni livello poi consente di accedere anche agli step successivi, affrontando nuove sfide e nuove difficoltà. È soltanto provando, sperimentando, testando che si può accettare, accogliere un errore e fallimento, e lo si può vedere come un'opportunità di crescita personale o diciamo professionale. Quindi il contributo, diciamo, questo libro contiene anche dei contributi significativi da parte di alcune delle persone che poi in questa tavola esagonale hanno parlato o moderano, quindi senza di loro forse alcune di queste idee non sarebbero mai nate. Una cosa appunto che, diciamo, quello che facciamo all'interno della scuola di fallimento, che ritroverete poi nel libro, è spiegarvi perché anche il gioco, utilizzando le parole di Alan, non è sicuramente la metodologia migliore, ma una delle metodologie che ci permettono di simulare una situazione reale, di osservare quello che accade durante il gioco e far capire immediatamente alle persone dove hanno sbagliato, come si sono sentite. E anche in questo caso, concordo con Alan, la parte più importante è il debriefing, oltre quindi al gioco in sé, la parte più importante è sicuramente il post gioco, dove è possibile poi, insieme alle persone che hanno partecipato all'attività, raccontare o farsi raccontare come lo hanno vissuto, come hanno vissuto l'errore, come hanno vissuto la sconfitta. Non so quanto tempo ho a disposizione, perché vorrei finito parlare. Adesso stavo per dirti grazie, perché mi sembrava che tu avessi presentato il tuo testo. E comunque, come anche nelle sessioni di prima, se poi dal pubblico, chi ci sta seguendo, avesse delle domande, scrivetele nella sezione dei commenti, noi poi in chiusura le scorriamo e le poniamo ai vari relatori e relatrici che hanno parlato. Grazie Francesca, il tuo testo si trova tranquillamente nelle librerie o online presso i distributori, quindi è sicuramente un testo, ecco, grazie Alessandra, ha rimesso la copertina in sovrimpressione. Nel frattempo è arrivata Isabella, benvenuta, dopo ti presenteremo bene, sei muta, ma abbiamo visto che sorridevi, dopo ci sarà un momento in cui anche Isabella ci dirà qualcosa, presenterà
gli eventi che sta seguendo. Mentre portando avanti la scaletta di oggi, abbiamo Mirko come ospite che ci parla di un testo che è uscito molto recentemente a cura di Chiara Asti, che si occupa di analizzare la relazione tra la storia, in particolare la storia contemporanea, e l'esperienza ludica, il gioco. Quindi si tratta di una raccolta di saggi e grazie per la copertina. Chiederei a Mirko di raccontare questo testo, anche tu 5-6 minuti circa. Grazie mille. Buonasera a tutti. Ovviamente non sono Chiara Asti, che è la vera curatrice e colei che ha orchestrato questa opera collettanea, che è stata la prima impresa di questo libro, che ha una piccola ambizione all'interno. C'è quella innanzitutto di mettere all'interno di questa riflessione anche tipologie differenti di storici, che sono tutti non solo esperienze differenti di accademia e di esperienza sul campo. Ci sono public historian, ci sono storici accademici, ci sono storici per hobby, ma ci sono soprattutto giocatori differenti. Ovviamente l'altro tratto comune dei colleghi che hanno seguito quest'ampia ricognizione sulla storia contemporanea nell'esperienza ludica, vengono naturalmente da gusti e approcci soprattutto completamente differenti. Con Chiara e con tutti gli altri ragazzi ci siamo... Ragazzi, ovviamente una definizione molto autoindulgente, perché anche le generazioni attorno al tavolo da gioco e attorno alla storia contemporanea sono importanti. Anche Andrea Ligabue, che è qui presente, è stato tra i coautori di questa fatica. Ci siamo misurati con non solo diversi approcci, ma anche diverse aspettative verso la storia contemporanea, prima ancora che col gioco. Perché la prima complessità di mettere in gioco il passato e la prima ambizione che abbiamo dovuto in qualche modo risolvere, che cosa chiediamo alla storia contemporanea, a questi due secoli ormai alle nostre spalle, ma che tanto passati ormai non sembrano più di tanto. E quindi, dividendoci anche i compiti, a me è toccato quello forse più improbo, che è quello di orientarmi nella Seconda Guerra Mondiale, dove i titoli sono fuori scala in termini quantitativi, e quindi era davvero difficile trovare il bundle di una narrazione, di una in qualche modo messa in scena di tutte quelle che sono le possibilità di gioco all'interno della Seconda Guerra Mondiale, del periodo centrale del Novecento. Ci siamo trovati appunto a dover confrontare diversi periodi storici che hanno a loro volta diverse ossessioni del passato. La cosa più complicata per quanto riguarda il Novecento, che naturalmente l'ha fatta da padroni in termini sia di titoli che di attenzione da parte nostra, ovviamente siamo partiti dal Risorgimento, ma tutti avevamo voglia di arrivare al XX secolo, che è quello diciamo più denso di aspettative e anche di gioco. Tutti ci siamo dovuti confrontare con quella che è stata immediatamente l'ossessione del conflitto, perché molto spesso accade non solo nei giochi, ma accade a scuola, accade nei programmi. Il Novecento spesso è la storia dei conflitti del Novecento. E mai come nel gioco, non necessariamente wargame tecnicamente detti, la guerra la fa da padrone, il conflitto, il contrasto. È difficile trovare un titolo che non abbia a che fare con uno scenario in primo o in secondo piano che parli di guerra. E quindi questa è stata la prima cosa contro cui io profondamente ho provato a combattere. Sembra una contraddizione, ma così è stato. Riuscire a giocare la non guerra, per non dire la pace, è un esercizio complicato all'interno del Novecento. Noi ovviamente abbiamo nel libro esplorato tutte le tipologie di gioco. Io ho una predilezione per i giochi da tavolo, pur avendo un lungo passato da giocatore di ruolo, che in questo caso non ho messo in campo perché, occupandomi di storia in un luogo di memoria, quindi sul campo letteralmente, utilizzo spesso metodologie più spicce. Io devo raccontare un periodo storico in 2 ore ai ragazzi e alle ragazze che vengono qui nel luogo dove lavoro. Di conseguenza anche il tipo di storico che sono, di tipo di narratore, di mediatore tra generazioni, in qualche modo determina il tipo di giocatore, il tipo di educatore che sono. E quindi anche l'aspettativa verso il gioco cambia di conseguenza.
Ecco, da questo punto di vista noi ci siamo occupati non solo di giochi da tavolo, ma ci siamo occupati di videogame, ci siamo occupati di LARP, ci siamo occupati di giochi di ruolo storici, quindi c'è davvero un'ampissima gamma nella storia contemporanea che offre al giocatore, prima ancora che all'esperto, una plettora di spunti pressoché infinita, dove appunto il problema è orientarsi più che trovare il titolo giusto. Per riprendere anche le considerazioni che mi hanno preceduto, io mi sono sempre posto questo termine: quando provo a utilizzare un gioco per lavoro, per diletto, per insegnare, cioè cerco di non insegnare, che forse è il modo migliore per utilizzare un gioco storico. Nel momento in cui alla fine di un gioco, su un particolare scenario di guerra o di pace, di storia o di narrazione o di memoria, io chiedo ai giocatori cosa avete imparato, ho spezzato la bolla, diciamo, di sospensione di incredulità che fa del gioco uno strumento educativo straordinario, che è meta educazione. Di solito la cosa che mi chiedo quando ho vinto o perso è come ho fatto a vincere, quindi come posso rivincere, e come ho fatto a perdere, come posso evitare di perdere nuovamente. Quindi la richiesta, la domanda del giocatore è sempre la stessa: ancora, giochiamo ancora, divertiamoci ancora, e nel frattempo le competenze, chiamiamole così, passano, diciamo, sono la pelle del giocatore è permeabile alla comprensione dei processi che un gioco all'interno della storia contemporanea racconta. Io mi sono occupato di questo perché appunto ho cercato una via di laterale all'approccio alla Seconda Guerra Mondiale. Naturalmente altri hanno dovuto fare scelte differenti, perché bisognava entrare più nel vivo delle narrazioni dei titoli e della sistemazione di quello che sta attorno al concetto di Prima Guerra Mondiale, piuttosto che ad altri fenomeni storici che godono di meno popolarità, non solo nel dibattito pubblico, ma anche nel tavolo da gioco. L'altro tema fondamentale, chiudo, perché è anche in qualche modo il tema della collana che Unicopli ci ha messo a disposizione. Siamo il primo volume di un filone piuttosto ampio, che è Storia in Pubblico, che sostanzialmente si occupa di public history, un tema che nel libro spunta molto spesso, è proprio misurarsi con questa particolare tipologia di storia, che non è uso pubblico della storia, che non è nemmeno la storia per il pubblico, ma è un modo particolare di intendere la produzione di materiale storico. E un gioco, ovviamente quando è ben fatto, è un materiale storico di altissimo profilo. Lo si diceva anche prima, la profondità della ricerca che sta dentro un gioco ne fa un iperstrumento, qualcosa di più di un ipertesto, ovviamente, è qualcosa che garantisce un'interazione con gli argomenti storici, con le tematiche, con i processi che vuole raccontare, e quando è fatto bene anche con un'accuratezza storica che ne fa davvero uno strumento straordinario di narrazione, e lo trasforma in un documento. I giochi che noi oggi produciamo potrebbero essere utilizzati dagli storiografi del domani per costruire una storia del nostro tempo e del nostro pensiero evoluta. Quindi io spero che tutti coloro che fanno giochi, oltre che quelli che li praticano, siano coscienti di questa responsabilità. La storia contemporanea questo ci insegna, cioè nella sua complessità e nel suo essere ostinatamente presente, diciamo così, non ci lascia scampo. Quindi chi si misura con il Rubicone forse non ha l'assillo del dover rispondere ad un dibattito pubblico pressante. Chi fa un gioco sulla Resistenza piuttosto che sulla Guerra Fredda, naturalmente ha una urgenza di risposta a delle istanze quotidiane che sono completamente diverse. Anche questo cambia completamente la prospettiva dei giocatori, dei creatori di giochi e di chi poi i giochi li usa. Personalmente non credo che i ragazzi, io ho la prospettiva dell'educatore, quindi che i discenti dovrebbero giocare per forza, ma sono sicuro che i docenti dovrebbero essere capaci di giocare. E questo è un procedimento che probabilmente bisognerebbe inserire nei processi di formazione di coloro che sono poi educatori a tutti i livelli. Non so se consumo tutto il tempo. E ci stiamo lavorando, secondo me, sì, siamo proprio al limite, questo è un punto di vista che sicuramente è condiviso da tanti dei presenti e non solo. E grazie mille per questa presentazione. Il testo, come anche gli altri che presentiamo oggi,
è disponibile per la lettura e per l'acquisto nei miei canali soliti dove si procurano libri. Grazie mille, complimenti per il lavoro. Adesso abbiamo un'altra presentazione di testi, che è il testo successivo. Abbiamo come curatore Andrea Maragliano, che oggi è stato nostro ospite già da questa mattina con nostra grande gioia, e che ci presenta un lavoro da lui curato, in cui ha non solo scritto ma anche raccolto saggi di altri autori, e che tratta il tema dell'EduLARP e del design. Quindi anche a te, Andrea, intanto un grande grazie da parte di tutto il comitato che organizza la tavola, come a tutti gli altri relatori. 5-6 minuti. Okay. Allora, grazie per avermi appunto invitato anche in questa sezione a presentare questo volume, che dico sempre non è il mio volume ma è il nostro volume, nel senso che sicuramente nasce da un mio interesse, un mio bisogno di carenza anche bibliografica nella mia ricerca di dottorato rispetto al tema dell'EduLARP, ma viene poi contaminato da diversi professionisti e diverse professioniste con una molteplicità di sguardi che secondo me lo rende davvero, davvero ricco. Quando parlo di questo volume dico sempre che rispecchia due principali visioni. Io su questo sono un po' romantico e idealista. La prima visione è una precisa visione di università. Ringrazio Katiuscia Borsolozzo e Franco Angeli perché hanno fortemente sostenuto questo lavoro. Franco Angeli è una casa, è una editoriale principalmente accademica, e volevo che questa sia una precisa idea di università, cioè un'università che si apre al contesto, un'università che si apre al territorio, alle esperienze concrete, un'università che dialoga anche con le difficoltà degli insegnanti e degli operatori e delle operatrici sociali. E la seconda visione è un modo di fare le cose, cioè non sciacallare, non accentrare, non individualizzare sempre, riprendendo un po' la chiusura dell'ultima del tavolo precedente, e quindi aprire a lavori che siano che siano generati dal pensare insieme. Quindi io dico sempre io penso sempre meglio insieme agli altri e alle altre, e così è stato, nel senso che anche nella costruzione del volume l'indice si è modificato tantissime volte, perché ogni volta che un autore o un'attrice offriva il suo contributo e si ripensava la struttura e questo viaggio all'interno di questo nuovo tema, l'indice prendeva una nuova forma. Il volume è composto principalmente da tre sezioni. La prima riguarda quello che abbiamo intitolato come i fondamenti pedagogici del gioco e dell'EduLARP. Questo perché quando si parla di gioco educativo non si sa come mai, ma la pedagogia rimane sempre ai margini, e invece forse vanno un po' recuperate, perché come si diceva stamattina che il gioco sia educativo non è una scoperta, ma forse ce lo siamo un po' dimenticati, o forse abbiamo dimenticato chi ne parla. Per fortuna oggi si sono citate tante persone, anche vecchi e nuovi giganti che hanno parlato di gioco in questi termini. E la seconda parte riguarda il design, quindi rispetto a una forte richiesta anche da parte dei contesti educativi e formativi di questa un po' nascente, almeno in Italia, dimensione, che è quella dell'EduLARP, quindi quella del gioco di ruolo dal vivo educativo, si voleva cercare di mettere nero su bianco, o comunque di condividere, perché questo fanno le comunità, condividono, sapere e conoscenze rispetto a, ok, come faccio però concretamente, come progetto, un'altra parola che è ritornata spesso oggi, come progetto concretamente questo tipo di attività di cui sento parlare, che mi dicono anche che sono efficaci, ma che poi devo portare o devo costruire ad hoc, perché quando parliamo di educazione non possiamo slegarla dai bisogni, quindi per ogni bisogno c'è un nuovo progetto. C'è una nuova attività da creare. E l'ultima sezione, che è disponibile in versione corta, in versione succinta nel volume, ma che
È disponibile in versione online anche per dare spazio a tutti i materiali multimediali che l'accompagnano, è quella proprio dei giochi. Quindi, ok, esistono questi giochi, posso farli in questo modo, ma chi c'è che li fa? Chi esiste già? Quali sono? Qual è lo stato dell'arte? E questo era da un lato per presentare i lavori, i giochi che esistono già, ma dall'altro anche per dare visibilità a tutta una serie di associazioni di singoli e singole game designer che di fatto già lavorano in questi ambiti, ma che spesso non hanno visibilità. Nel libro e nel volume hanno scritto educatori ed educatrici, insegnanti, psicologhe, studenti, e questa molteplicità di sguardi ha permesso di avere un panorama che appunto a mio avviso rappresenta lo stato dell'arte di questa nuova grande sfida del gioco in ambito italiano. E chiudo come chiudo nel volume, nel senso che tutti i progetti, almeno quando anche parlo di gioco, dico sempre i progetti sono vincenti, i progetti sono belli, il titolo della collana è Educazione e politiche della bellezza, che secondo me è un titolo bellissimo. I progetti sono belli quando si chiudono aprendo, perché se una cosa finisce resta fine a se stessa, se una persona finisce un libro e non ha voglia di approfondire, di fare qualcos'altro, ma come se finisce un film e non ha voglia di andare a vedere che cosa è stato fatto di altro, il progetto è un po' fragile. Invece un progetto che apre, un progetto che riproblematizza, un progetto che non si esaurisce e che non ha la pretesa di dire tutto, ma di aprire nuovi orizzonti, come il titolo di questa sezione, è un progetto che vale la pena di percorrere. E così è stato stamattina nelle varie talk. Mi sono arrivati alcuni messaggi di autori e di autrici che mi hanno detto che sono stati contattati poi da scuole e altre realtà per portare effettivamente questi progetti, e questo penso sia la cosa più bella, ossia chiudere aprendo. E spero che sia stato fatto con questo volume, spero che ci siano altre occasioni di lavorare su questi temi, in particolare rispetto agli EduLARP, che fra tutto il panorama dei giochi appunto è quello forse più recente in termini di discorso, e quello in cui c'è meno materiale scritto, a fronte però di un'esperienza di realtà, associazioni e designer che lavorano egregiamente su questi temi, sul tema del gioco. Grazie Andrea, è sicuramente un ambito veramente fertile, interessante, su cui c'è molto lavoro da fare in termini di ricerca, di pratica. E dopo, in chiusura della sessione di oggi, Isabella, che è qui, ci presenterà i lavori della sezione EduLARP della tavola esagonale, quindi anche quello è un altro filone dove si può continuare ad aprire. E questa osservazione che fai, che ci condividi sul chiudere aprendo, è davvero molto poetica, molto bella, e sta molto in linea con tutta la collana di Franco Angeli, che si occupa di queste tematiche, della quale tra l'altro è direttrice scientifica la professoressa Antonacci, che ha parlato questa mattina e che purtroppo non è qui con noi adesso a presentare il suo libro, che è il successivo della nostra panoramica di testi, che ha un titolo molto simile a quello del suo intervento di questa mattina, però ci ha mandato un video in cui lo presenta, che adesso chiedo ad Alessandra di condividere. Il primo minuto è un po' sfocato, il video, non siete voi che avete la connessione che non funziona, è solo il metodo di registrazione del video che ha dato dei problemi. Quindi cedo virtualmente la parola a Francesca Antonacci con il suo video di presentazione di questo suo più recente testo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesca Antonacci, insegno pedagogia del gioco all'Università Milano Bicocca.
Sono qui per presentarvi il volume che è appena uscito nel 2019 per l'editore Franco Angeli, Il Cerchio Magico, Infanzia, Poetica e Gioco come l'Irlanda dell'Educazione. Il testo è pensato in primo luogo per gli educatori, che sono poi i miei studenti, cioè coloro che poi si trovano a giocare con i bambini come proprio attività professionale. Non fornisce tanto delle indicazioni pratiche, degli strumenti o delle particolari o dei particolari giochi da fare con i bambini, ma prova a costruire il panorama, o meglio lo sfondo, o meglio ancora l'attitudine che deve avere un educatore in questo caso per attivarsi sulle tematiche del gioco. L'idea è che non è tanto la singola attività che fa un gioco o che fa un giocatore, ma è il suo modo di essere, il suo modo di porsi, quella che il nostro autore Sutz definisce l'attitudine lusoria, l'attitudine al gioco e al giocare. Quindi cerca di il volume declinare intorno a questi tre assi, l'infanzia in primo luogo, la poetica e infine in modo più specifico il gioco, come questa attitudine può essere rinforzata, può essere valorizzata nella vita di ciascuno. L'infanzia non è vista tanto come una stagione anagrafica, come proprio un'età vera e propria delle persone che devono giocare, perché il gioco è per tutte le età della vita, ma come una stagione di tipo simbolico. Cioè dovremmo valorizzare e non invece limitare quell'infante che è dentro di noi, quell'infanzia appunto dello sguardo, quell'attitudine infantile che ci consente di lasciarci andare, che ci consente di essere più leggeri nell'esperienza e di vedere le cose in modo meno letterale, proprio come fanno i bambini, un'attitudine che spesso invece in età adulta viene abbandonata per lasciare lo spazio a cose più utili, a cose più funzionali per la vita professionale. Ora, per chi invece si occupa di gioco anche da adulto, questa attitudine, questa capacità, questo sguardo di infanzia dovrebbe essere appunto valorizzato e rinforzato. E alcuni autori accompagnano tutta la prima parte del volume per spiegare come questa infanzia non sia per nulla qualcosa di minore o di minorato o qualcosa da abbandonare, ma viceversa sia qualcosa di importantissimo da tenere sempre acceso nella vita di ciascuno. La seconda parte, che si occupa di poetica, sembra una cosa molto distante, molto diversa dal gioco. In realtà la metafora appunto della ghirlanda che sta dentro nel sottotitolo del testo prova proprio a definire questo spazio, questo cerchio, questo contorno intorno ad esperienze particolari della vita che consentono di mantenere quel tipo di attitudine che ho provato a descrivere. Quindi la poetica è un modo per descrivere le cose, è un modo per cantare il mondo, come dicono alcuni autori, non in senso letterale, descrivendo appunto le cose nel modo più semplice e piatto, ma provando a trovare nelle cose tutto il potenziale simbolico. Cosa vuol dire? È una cosa molto simile a quella che fanno i bambini, per esempio, quando giocano. Cioè, nel gioco dell'infante, noi possiamo vedere che ogni oggetto, ogni emozione, ogni attività viene trasformata, viene vista proprio in modo diverso, così come fa il poeta con la materia, e viene elaborata, rielaborata e appunto trasformata. L'esempio più classico è quello del bambino con la scopa, che anziché vedere uno strumento di pulizia, ne vede invece un oggetto per volare o per cavalcare o per correre e così via. Quindi poetica vuol dire tutta quella capacità di vedere il mondo attraverso tutte le potenzialità che il mondo ci pone, che poi è anche la creatività umana, che appunto vede nelle cose non già quello che le cose sono meramente e per come si danno, ma vede tutto il loro potenziale creativo e trasformativo. Quindi in realtà anche gli scienziati, anche diciamo i ricercatori in ogni ambito hanno questo sguardo che si può definire poetico, cioè trasformativo e capace di andare oltre. L'ultima parte è sul gioco.
Il gioco in questo senso è anche questo uno spazio di elaborazione dell'esperienza, uno spazio che non è visto in nessun modo in senso strumentale, cioè non è uno strumento per insegnare, non è uno strumento per crescere, non è uno strumento, per dirla semplicemente, ma invece è uno spazio di espressione, è uno spazio dove le persone possono ancora una volta trovare un'altra modalità della vita, che non è semplicemente una modalità strumentale o funzionale ad altri fini, ma è una modalità appunto autotelica, cioè che dà un senso a se stessa. Con un'attenzione, perché nell'ultima parte, appunto per non farne un testo tutto eulogico, tutto che parla solamente in senso positivo, vado a ricercare come il medesimo senso di cerchio magico possa diventare una prigione, cioè come il gioco, che pure ha delle potenzialità straordinarie per ogni individuo, possa attraverso appunto alcune spirali come la dipendenza, come l'alienazione, come il nichilismo, trasformarsi in qualcosa di negativo. Pensiamo soprattutto oggi come alcuni giochi possano diventare elementi di difficoltà sia per l'infanzia sia per l'età evolutiva, senza demonizzare in alcun modo il gioco, perché io stessa appunto sono una giocatrice e amo il gioco e insegno pedagogia del gioco. Ho provato a declinare lo studio di alcuni autori, in particolare Natasha Dauchol, ma non solo, per verificare appunto come il gioco possa trasformarsi in un elemento di fatica per il soggetto e come invece educatori, insegnanti e semplici giocatori possano prevenire i pericoli e possano esserne maggiormente consapevoli. Grazie per l'attenzione, vi auguro buona lettura se avrete il piacere di approfondire attraverso la lettura del testo. Buona giornata. Grazie Francesca, anche se eri qua con noi solo virtualmente. Io avevo un pochino di lag, ogni tanto si incartava il video, ma forse era una questione di connessione mia. Comunque il testo è quello che è appena apparso in sovrimpressione. E abbiamo poi un altro libro molto interessante che ci viene presentato da Andrea Ligabue, che adesso da moderatore e ospite si trasforma istantaneamente in relatore. Se possiamo mettere la copertina in video, Alessandra, come per gli altri, eccolo qua, e quindi così il nostro pubblico la può vedere. Poi chiederei ad Andrea un 5-6 minuti come gli altri autori. Perfetto, grazie. Guarda, cercherò di essere molto breve perché siamo a fine di una giornata lunga e intensa e avevamo due comunicazioni da fare proprio in chiusura prima. Allora, il mio libro, diciamo, è un libro che ho scritto per il Centro Studi Erickson, che è l'editore, e diciamo è un libro che vuole essere soprattutto un manuale operativo per gli insegnanti, educatori che vogliono provare in maniera pratica a iniziare a utilizzare i giochi, in particolare i giochi specifici, i giochi da tavolo, nella loro attività didattica ed educativa. Quindi diciamo il libro ha un approccio poco teorico e molto diciamo pratico. Ha una prima parte in cui viene fatta una introduzione su che cos'è il mondo del gioco, quali sono le varie tipologie di gioco e anche una breve storia del gioco, senza la pretesa di essere una storia fatta da un esperto storico dei giochi, quindi diciamo vengono citati alcuni passaggi importanti della storia del gioco. C'è una parte centrale del libro che parla di quali sono le competenze che, riprendendo un pochino anche in maniera autocritica quello che dice Alan, noi auspichiamo o diciamo crediamo di aver osservato che il gioco possa sviluppare. Diciamo che il libro nasce comunque da un'esperienza pratica di attività fatta nelle scuole per oltre 10 anni, con oltre 2000 ore di lezione frontale fatte con ragazzi e studenti e diverse centinaia di ore di formazione fatte agli insegnanti. Quindi pur non avendo diciamo dei dati scientifici a supporto, è comunque un libro che si basa su oltre 10 anni di osservazioni. Diciamo quindi nella parte centrale
a cui ha collaborato anche la dottoressa Arianna Rivi. Parliamo di quali sono le competenze e le abilità dei bambini che presumibilmente un'attività ludica possono stimolare e sviluppare, e nell'ultima parte del libro invece presento delle vere e proprie schede operative, cioè vengono presentati più di 15 giochi da tavolo diversi, tra cui, giusto per fare qualche titolo, Ticket to Ride, Stone Age, Carcassonne, Kaleidos, quindi non giochi fuori dal mercato, ma giochi che noi del mondo di giocatori conosciamo bene, e vengono, diciamo, spiegate tramite delle schede di lavoro come poterli utilizzare in un'attività didattica con i ragazzi in un ambiente scolastico, in un ambiente extrascolastico. E anche queste schede, diciamo, i giochi selezionati in queste schede sono comunque tutti giochi la cui attività io ho a livello pratico presentato in diverse classi, in diverse attività. Alcuni giochi più recenti ovviamente sono stati sperimentati meno, e alcuni giochi che hanno diversi anni sono stati sperimentati più volte. Avevo fatto un conto quando ho scritto il libro che, ad esempio, Kaleidos, che è uno dei giochi che io utilizzo molto in seconda elementare per far lavorare i ragazzi sulle parole, sulla scrittura, nel momento in cui scrivevo il libro l'avevo fatto giocare a oltre 1800 bambini negli anni in cui avevo seguito l'attività. E quindi, diciamo, il manuale è un libro, spero, abbastanza facile da leggere. Ho cercato di essere rigoroso ma non troppo tecnico nelle descrizioni, e si conclude anche con una ludografia, cioè quindi un elenco di tutti i giochi che sono stati citati nel libro, con una brevissima descrizione del gioco, il nome dell'autore, dell'editore, quando c'è italiano, se no, se sono giochi che non sono presenti in lingua italiana, l'editore straniero che le ha pubblicati. Direi che sono stato nei 4 minuti e quindi... Bravissimo Andrea, bravissimo, grazie. Sono tutti testi veramente interessanti quelli che abbiamo visto oggi. Io non vedo l'ora di leggere tutti quelli che ancora non ho letto, ho le pile di libri che mi aspettano. E quindi la sezione di presentazione dei testi direi che l'abbiamo conclusa. Spero nella prossima tavola esagonale che ne avremo molti di più di testi che parlano di gioco e ricerca e insomma aree in qualche modo affini, perché comunque la comunità italiana che si occupa di queste tematiche esiste, è viva e cresce. Quindi conto che di anno in anno avremo sempre più testi, più volumi da presentare. Vorrei chiudere la giornata di oggi con tre brevi presentazioni, anche sono, non so se chiamarle così, comunque chiederei a Isabella e Francesca, che sono qui online, di parlarci molto brevemente degli appuntamenti che la tavola esagonale vede avvenire nelle prossime settimane, perché come dicevamo quest'anno la tavola si sviluppa per tutto il corso di settembre, e poi prenderemo Andrea Ligabue e io la parola in chiusura, ringraziando chi è stato visibile, chi è stato meno visibile in questa giornata, e per darvi appuntamento alla presentazione del premio Play for Change, che è un po' l'ultima tranche di questa sessione di lavori. Non so chi di voi due vuole presentare prima, tra Francesca e Isabella. Forse Isabella, visto che EduLARP è di giovedì. Mi raccomando, se hai il microfono staccato, attivalo. E chiedo anch'io ad Alessandra se può far vedere la locandina. Eccomi qui. Adesso ho attivato il microfono, quindi dovreste sentirmi. Benissimo. Mi sentite? Benissimo. Perfetto. Allora, edularp.it si colloca, diciamo, in continuità con eventi che abbiamo già fatto negli ultimi due anni. Questa è una terza edizione, un'edizione un po' anomala, diciamo, perché è un'edizione online. Avevamo deciso comunque di accorpare edularp.it e la tavola esagonale proprio per il discorso di continuità, perché comunque è molto importante che si possa parlare
di gioco in generale e poi andare a collocare, diciamo, il discorso del gioco nello specifico su questa metodologia che si chiama EduLARP, che ricordiamo, ma lo ha già detto Andrea Maragliano prima di me, si tratta di un gioco di ruolo educativo ma svolto dal vivo, quindi dove le persone che partecipano hanno proprio la possibilità di sperimentare sulla propria pelle una storia, di diventare attori di questa storia. E in particolare questa edizione online ci ha posto qualche limite, nel senso che inizialmente l'idea era quella di creare un'edizione laboratoriale. In questo caso abbiamo dovuto riarrangiare un pochino l'idea iniziale e quindi abbiamo deciso di svolgere due incontri, in particolare il 10 e il 17 di settembre, più divulgativi, diciamo, delle esperienze che sia io e gli altri relatori abbiamo svolto nel corso del tempo, e infine concludere con un incontro che è quello del 24, in cui si parlerà, o meglio, si giocherà direttamente degli assaggi di EduLAUG, non proprio LARP in questo caso. LAUG è una sigla che va ad intendere i giochi di ruolo dal vivo, però giocati online. Abbiamo raccolto tre assaggi che verranno giocati in contemporanea e quindi le persone che decideranno di partecipare avranno anche la possibilità di sperimentare sulla propria pelle questa esperienza. Per quanto riguarda le tematiche, visto che la tavola esagonale parlava di gioco e cambiamento sociale, abbiamo provato a farci una domanda, no? Come possiamo contestualizzare il tema del cambiamento sociale all'interno dell'EduLARP? Perciò abbiamo deciso di prendere due filoni. Il primo incontro, cioè quello di domani, si chiamerà LARP e comportamenti prosociali. Questo è dettato dal fatto che la domanda che ci siamo fatti è: come possiamo avviare il cambiamento sociale? Possiamo avviarlo promuovendo dei comportamenti che siano prosociali, quindi che vadano a favore delle altre persone e che promuovano un'interazione positiva con le altre persone all'interno della società. Da qui la scelta appunto di parlare di LARP e comportamenti prosociali nel primo incontro. Per quanto riguarda il secondo incontro, invece, ci siamo domandati come sta cambiando la nostra società in questo momento. La nostra società sta diventando sempre più cosmopolita, sta diventando globalizzata, però purtroppo le persone sono ancora restie al cambiamento e quindi molto spesso si vedono anche nei media degli eventi estremamente negativi che coinvolgono proprio la discriminazione del diverso. Perciò abbiamo deciso di parlare di LARP intercultura, perché crediamo che sia molto importante, specialmente in questo periodo storico, per cambiare in meglio e per seguire il cambiamento che il nostro mondo sta avendo, imparare a relazionarsi con le altre etnie. Durante questi due incontri parteciperanno diversi autori che hanno preso anche parte al libro di Andrea Maragliano, in particolare domani Matteo Bisanti presenterà l'incontro e i relatori saremo io, Annalisa Corbo, che è una psicologa, e Veronica Pellegrini. Mentre per quanto riguarda il 17, cerco di stare un attimo sintetica perché purtroppo vorrei parlare tantissimo. Siamo già fuori dai tempi, mi spiace tantissimo chiedervi di essere brevi, ma è veramente certo. Siamo già oltre. E domani appunto interverranno queste tre persone, mentre i relatori del 17 saranno Andrea Castellani, Simone Bonetti e Annalisa Corbo, appunto, che presenterà una sua esperienza nell'ambito dell'intercultura. Grazie. Il programma comunque lo possiamo trovare su internet e penso sulle nostre varie pagine dei social della tavola e di Playress e del congegno, sì, di Leonardo. Esatto.
e la copertina immagino che sia un po' piccola per il nostro pubblico, però è un assaggio. E analogamente a questa attività ci sarà il lavoro delle sessioni di EduPlay, che è la terza delle anime della tavola, che è moderata e organizzata da Francesca Corrado, a cui do la parola. Grazie Maresa, sarò molto sintetica perché vorrei che invece le persone partecipassero e scoprissero le attività partecipando alle nostre dirette. Vi dico soltanto appunto i primi tre eventi, che sono l'11 settembre alle ore 18, quindi per un'ora ci sarà un relatore che parlerà, in questo caso Andrea Ligabue, quindi per in realtà scusate mezz'ora il relatore parlerà e poi il moderatore cercherà di spingere un po' il dibattito anche con le persone online presenti. L'11 settembre appunto il primo nostro relatore sarà Andrea Ligabue con un titolo didattica ludica competenze in gioco. Il 18 settembre alle ore 18 invece Paolo Busi, che parlerà di process drama, edularp e democrazia. E il 25 settembre sempre alla stessa ora, quindi dalle 18 alle 19, Ala Mattiassi, che continuerà in maniera più approfondita il discorso che ha iniziato oggi, perché la tua attività legata al gioco non ha valore scientifico, ma dovrebbe, cosa si può fare? E in realtà, vista l'onda di entusiasmo nei confronti della tavola, probabilmente, e qui vi diamo un assaggio, gli eventi per quest'anno continueranno, quindi rimanete sintonizzati sui nostri canali, perché settimanalmente parleremo di gioco con i nostri relatori. Grazie a te Francesca. Allora io adesso farei partire un ultimo elemento, che è appunto fatemi vedere dove eccolo qua. Ho delle piccole slide di presentazione del premio Play for Change, sarò brevissima. Le vedete? Il premio Play for Change, sì, è un premio che quest'anno è alla sua prima edizione, che ha una serie di promotori, sostenitori, organizzatori, come vedete in questa slide, e che vuole andare a evidenziare e premiare i gruppi e gli autori in Italia che si occupano di gioco per il cambiamento sociale. Qua nelle slide ho messo un po' un riassunto del manifesto, non state a leggerlo tutto online, c'è. Abbiamo con grande fatica, perché il Covid ha messo veramente a dura prova questa nostra organizzazione del premio, però grazie agli autori che hanno collaborato, che sono stati splendidi, ai giurati che ci hanno supportati nonostante i mille ritardi, che sono stati veramente molto bravi nel valutare il materiale. Abbiamo la selezione dei finalisti, dei progetti finalisti che hanno partecipato al premio, che è stata comunicata sia ai finalisti sia online nei giorni scorsi, quindi qua ve li ho riportati, ma non starei adesso a leggere tutta la lista perché comunque la possiamo trovare online. E la notizia più importante che vorrei condividere con voi adesso è che il 7 novembre, sabato 7 novembre, invece che in aprile durante la Play, ma ce la facciamo entro l'anno, in sessione telematica, presumo nel tardo pomeriggio verso le 5:30-6, poi comunicheremo bene l'orario, avremo i progetti finalisti che vengono presentati uno per uno con una breve presentazione e poi la premiazione dei vincitori per ogni categoria. Queste informazioni le trovate online sulla pagina dedicata al premio all'interno del sito di Play, il Festival del Gioco, e io direi che con la condivisione possiamo anche chiudere tranquillamente. Il punto che volevo un po' mettere in evidenza adesso in chiusura di questa giornata intensa, lunghissima, molto bella, ma anche impegnativa a livello cognitivo, è un enorme ringraziamento a chi ci ha aiutati a organizzare questo premio, ai giurati
che hanno valutato il materiale, al comitato organizzativo, ai partecipanti, e così come un enorme grazie a tutti coloro che hanno lavorato in modo più o meno visibile al pubblico per quanto riguarda la tavola esagonale. E molte di queste persone le avete viste perché hanno anche parlato, hanno partecipato come relatori, relatrici, moderatori, moderatrici. E l'unica persona che ancora non era apparsa, che è stata il nostro pilastro e che spero di riuscire a far arrossire un pochino, è Arianna Rivi, che adesso è visibile nello streaming, che è stata il nostro pilastro organizzativo. Grazie Arianna, perché senza di te non ce l'avremmo fatta assolutamente. E io sono emozionata, stanchissima, felice. Se magari Arianna o Andrea Ligabue o anche Alessandra, che è stata sempre presente anche se molto spesso invisibile, volete chiudere un po' i lavori, o se gli altri presenti adesso, che comunque sono parte forte del comitato che ha organizzato tutto ciò, volete dire qualche altra cosa? Sono molto contenta. Io, se posso, dico due parole in conclusione. E allora, intanto grazie per questa opportunità, per la presenza, a voi e anche a tutto il pubblico, perché come hai detto è stata una giornata lunga, impegnativa, ma molto interessante secondo me, e dobbiamo ricordarci di ciò che abbiamo provato oggi e di questo, dei sentimenti positivi che ci ha donato questo senso di condivisione e questo, cioè, poter vedere i frutti del nostro impegno e della fatica di queste settimane, di questi mesi, nonché del lavoro che tutti fate quotidianamente e che sono contenta che abbiate avuto il modo di raccontare, perché come è stato detto più volte nel corso della giornata, creare connessioni e mantenere salda questa rete di pensiero e di esperienze credo che sia fondamentale per tutti, sia nelle difficoltà quotidiane che nelle aspirazioni. Quindi vi ringrazio, semplicemente. Prego, lascio pure la parola perché... Grazie. Credo, forse Francesca volevi dire qualcosa, mi sembra, dalla chat. Forse no? Andrea? Sei muto Andrea. Intanto anticipo Andrea. No, allora diciamo che l'aspetto secondo me più interessante, che era anche quello che, da cui è nata la tavola esagonale ormai 8 anni fa, da un incontro quasi fortuito tra me e Francesca e tra il Festival del Gioco e quella che era allora una delle attività, diciamo, dei progetti che Francesca seguiva, è il cercare di creare una rete. E, diciamo, negli anni siamo riusciti, secondo me, a mettere in contatto tante persone di università diverse, ma non solo del mondo universitario, che svolgono ricerca sul gioco. Questo stimolo, diciamo, è lo stesso stimolo che ha rilanciato e che ha interessato anche Misha di Gaming Lab, proprio, diciamo, nel promuovere questo evento, cioè la volontà di cercare di creare una rete di ricercatori interessati a fare ricerca sul gioco in Italia. Un'attività importante lo sta facendo il Game Science Research Center. Se andate a vedere sulla pagina del sito chi sono i membri ordinari, già raccolgono persone, ricercatori e non solo, che provengono da tanti ambiti accademici e non accademici svariati in Italia. Quindi lo stimolo è anche nei giorni successivi, quindi negli appuntamenti di EduARP e EduPlay, continuare a cercare di coinvolgere e fare rete, perché è importante, secondo me, contaminarsi e far vedere che la ricerca sul gioco in Italia non è una cosa ferma, ma è una cosa che sta crescendo. Va bene, a questo punto allora concludiamo i lavori con un saluto anche di Alessandra, che ha fatto un ottimo lavoro di supporto tecnico. Io è tutto il giorno che compaio per chiudere la parola ai vari relatori, quindi anche... Grazie! Anche in questo caso concludo la diretta. Bene, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie a tutti, a domani.